Buongiorno e bentornati in questo nuovo video di Tennis Warehouse Europe. Come sappiamo l'Australian Open è appena iniziato e con loro anche le nuove collezioni di abbigliamento finalmente sono state rilasciate dalle case, sono ora in vendita sulla nostra pagina web. Ma diciamo di iniziare con forse quella più attesa, che è quella Nike. Qui abbiamo ad esempio la nuova collezione, la nuova t-shirt, il nuovo pantaloncino che verrà utilizzato da Rafa durante il prossimo torneo. Lui utilizzerà dei colori, come vedete, salmone, avrà la tecnologia AeroDry come l'hanno avuta anche le precedenti collezioni. Questi pantaloncini invece hanno tessuto decisamente più resistente. Ad ogni modo Nike ha voluto soffermarsi su Beat the Heat, quindi sconfiggi il caldo. Come sappiamo Melbourne durante l'Australian Open ha un clima molto caldo, di conseguenza questi tessuti devono essere performanti e permettere ai giocatori di giocare per lunghe ore sotto il sole, quindi questa è sicuramente una di quelle maglie che può essere utilizzata durante l'estate da noi in Europa per sconfiggere il calore. Ha un tessuto comunque molto leggero e un po' attillato, mentre questi altri colori sono con un tessuto sempre molto leggero ma meno attillato e che scende più facilmente. Questa è una colorazione bianca, come vediamo ci sono delle piccole sfumature, dei piccoli quadrati che sarebbero un tessuto molto traspirante, comunque rappresentano un tessuto traspirante. L'abbiamo abbinato a un pantaloncino beige, ma abbiamo anche altre combinazioni, come ad esempio la stessa maglia la possiamo proporre anche in colore viola e il pantaloncino in colore azzurro, blu. Il pantaloncino, come abbiamo detto, ha sempre un tessuto più resistente, questo è anche caratterizzato da una piccola cintura in vita. Ci sono anche altri prodotti in questa collezione, come ad esempio questa giacca abbastanza pesante da poter essere utilizzata prima delle partite, o altrimenti anche alcune t-shirt molto semplici come ad esempio questa, oppure queste non sono simpatiche, sono ottime da essere messe nella vita di tutti i giorni. Ma come abbiamo detto non abbiamo soltanto Nike, ma abbiamo anche altri marchi. Uno dei tennisti più attesi, infatti, è proprio l'austriaco Dominic Thiem e questo è esattamente il completino che Dominic Thiem utilizzerà nel prossimo Australian Open. Quindi un completino, come avrete capito, di Adidas, un completino caratterizzato da un tessuto molto leggero, anche questo, questa volta è un tessuto Prime Blue, è un tessuto che Adidas ha deciso di sponsorizzare negli ultimi mesi, un tessuto che viene ricavato dai rifiuti dell'oceano, quindi nonostante utilizzi dei materiali riciclati riesce comunque a garantire le massime performance e il massimo comfort, avendo comunque uno stile un pochino più rilassato rispetto a quello che abbiamo visto prima con Nike. Questa è la versione, come abbiamo detto, di Dominic Thiem, quindi maglia bianca, colletto, quindi una polo e pantaloncino blu, ma abbiamo anche la versione che vedete qua, la versione blu, e con sempre si può abbinare con lo stesso pantaloncino, il pantaloncino in colore nero. Ci sono anche degli altri capi abbigliamento che verranno utilizzati dagli altri tennisti durante il torneo. Qui abbiamo un esempio, questo è un altro capo della nuova collezione, anch'esso realizzato con tessuto Prime Blue, questo è un pochino più spesso rispetto all'altro, meno leggero, meno traspirante, ma comunque caratterizzato da questi colori che sono molto accesi e che caratterizzano sempre lo slam australiano. Qui abbiamo altri capi di abbigliamento della nuova collezione, come ad esempio questa t-shirt, come quelle di Nike, questa è una t-shirt di cotone che si può utilizzare quotidianamente. Non abbiamo soltanto Adidas, ma abbiamo ancora altri marchi indossati da altri giocatori. Probabilmente il tennista favorito di questa edizione degli Australian Open è proprio Novak Djokovic e di Novak Djokovic vogliamo farvi vedere il nuovo capo d'abbigliamento che lui utilizzerà. Questo capo d'abbigliamento Lacoste, maglia verde, pantaloncini bianchi con degli inserti verdi, logo di Novak sulla manica sinistra e coccodrillo di Lacoste sul petto. È un capo di abbigliamento che può resistere tranquillamente per anni, è sicuramente di una fattura differente rispetto agli altri, forse un tessuto un pochino più premium ed è anche caratterizzato dal fatto che il tessuto riesce a proteggere dai raggi solari, ha una protezione di 30, quindi una protezione molto molto buona, anch'esso un pochino più pesante ma comunque proteggendo dai raggi solari è ottimo per essere utilizzato nello slam australiano. Ma non abbiamo soltanto, diciamo, l'abbigliamento che abbiamo fatto vedere, abbiamo anche degli altri capi di abbigliamento. Qui abbiamo la nuova collezione Fila, per darvi l'idea di quella che verrà utilizzata da Diego Schwartzman. Pantaloncini bianchi e azzurri, t-shirt bianca azzurra, stile Fila, stile un po' retro.
Volevamo farvi vedere anche qualcos'altro, abbiamo anche una t-shirt di Lecoq, questa ha un po' uno stile giapponese, t-shirt di cotone, poi abbiamo un capo di abbigliamento di Homa e per ultimo volevamo far vedere anche questa t-shirt normale di Lacoste. Ad ogni modo, tornate sul nostro sito internet, abbiamo tutte le collezioni del prossimo torneo australiano, quindi venite, controllate e comprate quello che preferite. We'll be right back.